Vicky Zubiera contro Junior Fasano. Per Junior Fasano, numero 8 Angeloni, numero 7 Angelini, numero 23 Teari, numero 16 Fobio, numero 18 Franceschetti, numero 5 Grassi, numero 25 Lortempo, numero 95 Yassar, numero 14 Messina, numero 24 Pignatelli, numero 11 Pugliese, numero 1 Sibiglio, numero 10 Sperma, allenatore Francesco Ancona. Per i Vicky Zubiera, numero 9 Battieri, numero 13 Bartoli, numero 30 Bonassi, numero 4 Bortolotti, numero 77 Carrao, numero 19 Daniele Giovanni, numero 10 Oleani, numero 66 Patrocini, numero 8 Pedretti, numero 1 Rivi, numero 22 Sanati, numero 7 Santini, 29 Strada, numero 5 Pesco, numero 21 Goyerbas e numero 3 il nostro capitano Andrea Tecci. Arbitri della partita il signor Angelo Castellino e il signor Sebastiano Manuele. Buona partita a tutti. Prima giornata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile 2021-2022 dal Palabursi di Rubiera. Dopo 10 anni la pallamano Rubiera torna a giocare una partita di massima serie. Lo fa iniziando la stagione contro la Junior Fasano, una delle squadre che ambiscono a recitare il ruolo di anticonversano, sognando di scucire lo scudetto tricolore dalla casacca dei cugini pugliesi. Partita dunque tutta in salita per la neopromossa formazione rubierese al cospetto di una di quelle che dovrebbero essere le grandi di questo campionato di Serie A Beretta. Tutto è pronto per l'inizio dell'incontro, gli arbitri saranno i signori Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele. Le formazioni in campo per la Junior Fasano con il numero 8 Angeloni, col 7 Angiolini, col 23 Bearevic, col 16 Fovio, col 18 Franceschetti, col 5 Grassi, col 25 Yortembo, col 95 Yarslam, col 14 Messina, col 24 Pignatelli, col 11 Pugliese, l'1 Sibiglio, il 10 Sperti. L'allenatore Francesco Ancona risponde alla formazione dei Vikings Rubiera col numero 9 Barbieri, il 13 Bartoli, il 3 Benci, il 30 Bonassi, il 4 Bortolotti, il 77 Garau, il 19 Giovanardi, il 10 Oleari, il 66 Patroncini, l'8 Pedretti, l'1 Rivi, 22 Salati, 7 Santilli, 29 Strada, 5 Versakovs e 31 Voljuvac. Questi giocatori a disposizione del tecnico Luca Galluccio. Tutto è pronto per l'inizio dell'incontro. Un saluto qua al mio fianco come supporto e commento a questa partita, Giovanni Oleari, una delle bandiere della pallamano rubierese, che appunto mi aiuterà in questo primo appuntamento del nuovo campionato. Il primo attacco è per la formazione di Fasano, schierata in maglia bianca. Attacca da destra a sinistra in questo primo tempo con la conclusione che è una vera fucilata di Yarslam, lo svedese Yarslam, che va subito a trovare l'incrocio dei pali bucando Voljuvac. D'altra parte Strada, c'è un fallo fischiato alla difesa mentre termina a terra Strada con palla lontana, probabilmente un infortunio muscolare subito a inizio partita per Strada. Probabilmente qualcosa
di grave, perché il contatto mi sembrava assolutamente normale. E rimane a terra il giocatore numero 29 della formazione rubiarese. Sperando che non sia qualcosa di grave, ma vedo che il medico va a sincerarsi delle condizioni del ginocchio destro di Elio Strada. Strada che viene aiutato a rialzarsi e va claudicante in panchina dopo appena 40 secondi. Subito Rubiera perde uno dei suoi giocatori. Entra Bonassi al suo posto, sperando che non sia nulla di male per il giovane terzino rubiarese. Tutto è pronto per la ripresa del gioco e quindi vediamo, cambiano già tutte quante quelle che erano le impostazioni tattiche di mister Galluccio in questo caso, perché ovviamente perde quello che era il suo punto di riferimento, anche se non Mancino, nel ruolo di terzino destro. Si riparte con Versakovs, che deve spostarsi allora in quella posizione per il primo attacco di Rubiera, con Bonassi per Bartoli. È proprio Versakovs che riapre per Giovanardi. Giovanardi perde questo pallone, palla persa da Rubiera, prova a giocare in velocità subito per la conclusione di Messina, che va a realizzare in contropiede il 2-0. Primo minuto che è subito, Giovanni, un po' traumatico come approccio con la Serie A. Sì, direi sarà sicuramente un approccio molto difficile, visto la differenza tra le due squadre, sia come uomini che come esperienza, e quindi sarà molto difficile per Rubiera riuscire a tenere la velocità e l'esperienza di questa squadra. Abbiamo fermato Giovanardi su questo attacco che è molto lento ancora di Rubiera, che ovviamente, visto la struttura fisica decisamente inferiore, perde ancora palla Giovanardi. Altro contropiede con la conclusione, la parata di Voljuvac. Rubiera dall'altra parte con Giovanardi, che però ferma il gioco, poi cambia per Santilli, che non riesce a buttarsi dentro, e allora occasione sciupata, bisogna ricostruire. È chiaro che il gioco non in velocità per Rubiera è un problema, perché la struttura fisica degli avversari è decisamente più importante, quindi se non trovi il modo di giocare in velocità, poi contro la difesa schierata diventa tutto più complicato. Versakovs, buona la palla per Santilli, che appoggia dolcemente in rete, batte Fovio. Vediamo l'attacco ora di Fasano, ancora con Yaslem per Yortembo, che gioca da centrale. 2-1 il punteggio dopo 3 minuti in favore della formazione pugliese. Difesa 6-0 per Rubiera, che quindi parte con una difesa piatta. È chiaro che in Serie 2 questo tipo di difesa ti aiuta, perché di grandi tiratori non ce ne sono. Qua ovviamente bisogna fare i conti con giocatori dal braccio decisamente più potente. Va la conclusione deviata, c'è la parata di Voljuvac, un tiro di Angiolini, e torna in loro in attacco Rubiera, che dovrebbe giocare un po' più veloce, se ci fosse possibile ovviamente. Il palo colpito da Bonassi nel frattempo. Sì, certo che è il primo tiro che facciamo durante la partita, quindi dobbiamo non avere paura, non avere timore. Wow, grande passaggio. Colta impreparata in questo caso la difesa, con Franceschetti, italo-argentino, che va a realizzare il gol del 3-1 per Fasano. E Rubiera che deve nuovamente giocare questa partita, che non è proprio quella che ha studiato sulla carta, perché è troppo lenta nel giocare così a difesa schierata. Fallo alla difesa ancora. Fallo lo commette il numero 7 Angiolini.
che ha trattenuto il pivot. Versakov per Giovanardi. Santilli ritorna nella posizione di ala. Versakov fa la finta del passaggio al pivot, ma non c'è spazio. Giovanardi sbaglia la conclusione. Giovanardi non è ancora riuscito ad entrare in partita in questi primi 5 minuti. Angiolini dall'altra parte, bella la palla per l'ala, va la conclusione e realizza l'ala mancina della formazione pugliese Esperti. 4-1 il vantaggio di Fasano. Cosa dovrebbe provare ad impostare Rubiera per cercare di dare un senso diverso a una partita che sembra aver presa decisamente la piega della tipologia di gioco di Fasano? Diciamo che il Fasano ha una grandissima esperienza, una grande velocità e quindi ha una difesa che non permette a Rubiera, che non ha ancora trovato il bandolo dalla matassa, bravo. Però non ha una decisione, ha molto timore, si vede qua nel tiro, è molto molto poco sicura, e questo si vede nel risultato. Mamma mia, bravo bravo. Ancora Esperti a realizzare il 5-1, traumatico diciamo così l'avvio di questa serie a Beretta per Rubiera. Versakov per Santilli da posizione impossibile, non può andare a realizzare. Velocissimo Fasano a cercare di contrapporre il gioco, la palla per il pivot, la conclusione, la parata di Voljuvac, che fino adesso ci ha messo una bella pezza. Devo dire che si sta comportando bene, ha preso due palloni impossibili, ma in queste cose si vede la paura, la non capacità di rimanere calmi, perché loro hanno una difesa molto profonda, molto aggressiva, e sono molto bravi nel farlo. Quindi per noi, se non troveremo il modo di incunearci in questa difesa, sarà molto difficile per noi segnare, anche perché il risultato di 5-1, mancano solo i nostri gol. Ci può stare 5 gol, ma un gol fatto è veramente molto poco. Soprattutto, ecco, secondo me pesa il fatto che comunque fuori la conclusione, in questo caso tentata da lontano da Iertembo, dicevo, probabilmente pesa, e pesa non poco, il fatto che Rubiera è costretta a giocare con Versakov nel ruolo di terzino destro fuori mano, altra palla persa, mentre è chiaro che lui il massimo lo rende da centrale, e c'è ancora il gol di Esperti. E in pratica Rubiera si trova a giocare con questo giocatore fuori mano e non ha l'alternativa centrale, però in questo caso qua, e quindi quello che era tutto il gioco non si è visto inevitabilmente. Sì, direi che tutti i problemi del Rubiera sono in attacco, dove non riusciamo a trovare la bandola alla matassa, non riusciamo ad avere un gioco, un nostro gioco, ma giochiamo così, senza forse una grande idea. Ancora non abbiamo trovato, come dicevo, i punti deboli di questa difesa, che per ora è molto molto forte, molto molto impenetrabile. Vediamo un po' se Gallucci riuscirà a dare una chiave di volta all'attacco, che è il nostro tallone d'Achille per ora. E 6-1, ma bisogna essere onesti, insomma, ci ha messo più di una pezza Voljuvac tra i pali sulle conclusioni dei giocatori del Fasano, perché in questo momento sì, bisogna anche dire che tanto del Fasano, di questo vantaggio, nasce dalle palle perse in attacco da Rubiera. Io ho visto per esempio un Bonassi, ma soprattutto un Giovanardi molto titubanti in attacco, e infatti le palle perse nascono da loro fondamentalmente. C'è poca decisione nella situazione, ci vuole un pochino più. Adesso vedo per esempio che Versakov viene messo centrale nel suo ruolo, va terzino destro Giovanardi, è sempre una soluzione di ripiego ovviamente, però vediamo se col centrale il Lettone si trova la possibilità di far girare la palla in un modo, non mi sembrava questo è un errore arbitrale palese, anche questo era passo allora. No, direi che
l'arbitro ha interpretato male, lui ha palleggiato prima di toccare per terra e quindi secondo me questo fallo non c'era. Altra palla persa comunque da Rubiera e quindi gioca Fasano. Festival delle palle perse, speriamo di esaurirlo in questa prima partita perché indubbiamente non ne abbiamo viste mai così tante, forse nell'intera scorsa stagione. Angiolini, la palla ancora per la penetrazione, il palo colpito da Yortembo, prova Rubiera ad accelerare con Versakov, non si fa vedere nessuno, la palla per Giovanardi che però è lento, ha paura a buttarsi dentro e perdiamo l'occasione. Siamo poco decisi, palla sul piede. Siamo poco decisi e mi sembra che abbiamo molto timore reverenziale nei confronti dell'avversario. Questa è la 1, questo è lo scotto che si paga a giocare nella massima serie, dove non ti viene perdonato nulla e dove la palla scotta, come abbiamo visto in questo caso. Ci sta, speriamo che riescano a tornare a un gioco più sereno, ad avere la tranquillità di sbagliare senza dover essere così agitati e così paurosi. Sì, ci vuole un po' più di tranquillità al cospetto di un avversario che sicuramente è superiore, ma su questo non ci sono dubbi ed è anche giusto riconoscerlo. D'altro canto si concede troppo però in fase offensiva alla paura, si gioca con poca serenità e molto timore reverenziale, cose che non dovrebbero. Qua va dentro e conclude in rete Angiolini per il 7-1. Vediamo se riusciamo un po' a scuoterci con Giovanardi che per la prima volta si butta dentro con un po' di decisione. C'è il fallo commesso da Bearevic. Stavo guardando un'altra nota, è vero che ci sono, che crescono i giovani, nel senso che i risultati ottenuti dalle nazionali giovanili negli ultimi 2 o 3 anni sono risultati mai ottenuti prima. È altrettanto vero che però spesso e volentieri, bella la palla per Santilli, c'è il tiro di rigore, bella la palla di Versakov che da centrale è un altro giocatore piuttosto che da terzino destro, bisogna essere onesti nella cosa. Dobbiamo cercare di comunque provare a fare qualche tiro perché dobbiamo cercare di fare un po' paura a questa squadra che... Niente, non segniamo niente. Ormai siamo andati in quel loop di negatività che veramente scrollarti di dosso fai fatica, insomma. Angiolini dall'altra parte, l'attacco di Fasano che ovviamente adesso può anche permettersi di giocare con estrema tranquillità perché ovviamente è un vantaggio rassicurante e soprattutto ha una serenità. Diciamo timore reverenziale verso questa categoria che per loro
è nuova e quindi vediamo se comincia la partita ora. Vediamo l'attacco di Fasano. Angiolini attacca centralmente, viene fermato da Giovanardi. Ammonizione per Giovanardi. Ancora l'attacco, duettano i due svedesi. La formazione pugliese, Angiolini ancora. La palla arriva al pivot, ma c'è il recupero e il tocco di piede di Santilli. Aveva difeso bene Pedretti stavolta. Peccato, poteva essere una palla recuperata. Dall'altra parte si butta dentro ancora Voljovac. Va a dire di no. Giovanardi per Bonassi, per Versaco, subito all'ala. Va la conclusione ma sbaglia questa volta Bartoli. Importante continuare comunque l'azione, questa è una seconda fase che ci può premiare, perché segnare a difesa schierata sarà molto difficile, quindi noi dobbiamo cercare, come in questi tre gol che abbiamo fatto, di farli non a difesa schierata ma di sfruttare i loro pochi errori per cercare di rimanere attaccati a questa partita. Jarslam, sempre lui nella posizione di centrale. Duetta con Franceschetti, la palla per Iortembo, poi Angiolini, ancora Iortembo, Sperti, va la conclusione, sbaglia stavolta, altra palla recuperata da Rubiera grazie a Voljovac. E si riprende dunque ad attaccare, vediamo un attimo l'azione contro la difesa schierata, è lì che dobbiamo inventarci qualche cosa per scardinarla, aprirla un po', perché loro ovviamente ora sono molto chiusi. Bonassi, va la conclusione Bonassi, bravissimo Fovio che non ci molla nonostante i 42 anni di età, e ancora, mentre Messina va a realizzare dall'ala il 9-4. Non ci permette di avvicinarci a questa situazione. Dobbiamo cercare di fare delle azioni da fuori senza paura, perché è veramente molto difficile per noi arrivare sui 6 metri, quindi dobbiamo per forza provarci. Entra Luca Oleari nel ruolo di terzino, quindi Versacos ritorna nel ruolo di centrale. Versacos va dentro! Passi, è stato passi credo. Non mi sembrava passi onestamente, mi sembrava passi a basket, a pallamano no, e comunque... Non so, può anche darsi che abbia fischiato forse un blocco del pivot, perché i passi onestamente mentre rischia... Una cosa che è cambiata da quando giocavano nei tempi, che gli arbitri non spiegano il fallo. Quando giocavo io l'arbitro dava segno a sfondo, al passi, qui invece nessuno sa che cosa ha visto l'arbitro. Molto bello. Molto bello, molto bello. 2 minuti a Pedretti sul gol di Franceschetti, 10-4. Quindi c'è inferiorità numerica adesso per Rubiera. Entra anche Bortolotti. Sono in 6, Sono in 6 perché è uscito il portiere. Quindi questo attacco Rubiera gioca senza il portiere per mantenere la parità numerica sul fronte opposto del campo. Oleari per Giovanardi, Giovanardi all'ala per Santilli, ma il tempo non è quello giusto. La palla per Oleari, Oleari si butta dentro, subisce il fallo, guadagna un fallo.
Versakovs, la palla per Giovanardi, non la prende, rimaniamo in attacco ma rischiamo il gioco passivo. Versakovs per Giovanardi, Giovanardi il fallo subito, adesso bisogna tirare. Adesso bisogna tirare. Versakovs, Murato, ci sarà gioco passivo, gli arbitri non fischiano, adesso arriva la fischiata. Se non altro sono trascorsi un po' di secondi di inferiorità, adesso però ovviamente bisogna difendere con un in meno, 10-4, c'è un fischio arbitrale. C'è da asciugare il parquet. Peccato per l'infortunio di Strada subito avvio partita, ovviamente peccato innanzitutto per il giocatore infortunato e speriamo che non sia nulla di grave, anche se purtroppo mi sembra interessato il ginocchio e quindi non puoi mai stare tranquillo quando la situazione è quella. Direi che per oggi a parte per oggi anche in generale purtroppo. Bella la palla in mezzo, bella la palla in mezzo per Franceschetti. E si riprende adesso a giocare sull'11-4, ma sempre l'inferiorità numerica che a breve dovrebbe anche scadere per Rubiera che però ancora, mentre Giovanardi, pallone telefonato, perdiamo troppi palloni in attacco. Giovanardi ne avrà già persi 5 perché c'è poca fiducia proprio, cioè non si riesce proprio a tirar fuori quel minimo di tranquillità che probabilmente ti permetterebbe di non essere così staccato, così come in questo momento. Perde la palla, perde la palla, secondo me l'aveva persa Angiolini, gli arbitri invece dicono che c'è stato un tocco di piede da parte di Bonassi. È lo scotto che va pagato al cospetto della Serie A. Angiolini va alla conclusione fuori. Vediamo un po' di provare a giocare un po' in velocità. Niente, siamo già fermi, abbiamo già perso. Palla persa, no, perché c'è un tocco di piede. Noi arriviamo a giocare a destra e ci fermiamo praticamente nell'azione offensiva. Non riusciamo, mentre trova Bonassi la rete dalla distanza. Secondo me l'unico modo è cercare di sorprenderli con dei tiri da fuori, come in questo caso, come dicevamo prima. Questo è l'unico... Sfortunato Voljuvac. In questo caso la sfortuna si è messa anche Bonassi, va Bonassi, la conclusione parata stavolta da Fovio, però dobbiamo provare, c'era il tiro non è stato molto fortunato e non era molto preciso, però dobbiamo per forza fare questo gioco. Loro sono molto molto forti nel difendere i loro 6 metri. Bisogna asciugare il parquet sul fallo subito da Giovanardi. Loro fanno una 3-2-1, loro molto molto aggressiva, uomo contro uomo, sono veramente molto forti, hanno una grandissima sicurezza. Sono una squadra che l'anno scorso comunque è arrivata terza in classifica, sarebbe stata seconda pari punti con Sassari, e quest'anno ha aggiunto un paio di giocatori
anzi ne ha aggiunti tre decisamente, perché c'è l'italo svedese, anzi non è presente l'italo svedese De Santis, ma c'è l'italo argentino Franceschetti e poi c'è l'altro svedese che insomma si è aggiunta a questa squadra, quindi è un gruppo che ha alzato l'asticella rispetto a quello dello scorso anno, proprio perché vuole provare a tirare via lo scudetto a Conversano, mentre c'è il tiro deviato di Giovanardi. Poi vedi un Beharević che oramai è una vita che gioca, qui gioca solo in difesa, però insomma è uno che la difesa te la comanda. Mentre palla persa da Giovanardi. Contropiede di Angiolini che va dentro da solo e va a realizzare. ...13-5 il punteggio. Benci che era in campo nell'ultima partita giocata in Serie A da Rubiera nel 2011, è in campo anche ora. Giovanardi finalmente si sblocca. Finalmente prova a sbloccarsi Gabriele Giovanardi, time out chiesto da Fasano. Fasano che comunque conduce largamente sulle 13-6 in questa partita. Con Rubiera che non riesce veramente a trovare il bandolo della matassa, forse proprio anche perché lo scotto da pagare è questo, non c'è niente da fare. Sei abituato a dominare, tra virgolette, dominare in Serie 2, ma la Serie 1 è tutt'altro livello. Io ricordo che quando si passò dalla B alla Serie 2 ci vollero 2 anni per adeguarsi al livello del campionato di Serie 2. È chiaro che qua ci vuole tanta pazienza sul fronte rubierese. Bisogna però dire, Giovanni, che questo Fasano onestamente sta dando una bellissima immagine, perché al di là degli errori di Rubiera dimostra una coesione di squadra decisamente importante. No, direi che la squadra è una squadra secondo me messa anche bene, molto probabilmente hanno azzeccato gli acquisti, perché è una squadra molto armonica, con una difesa veramente molto forte, molto compatta, e diciamo che questi stranieri sono veramente molto azzeccati, perché hanno visione di gioco, hanno mobilità di gioco e hanno anche un'intelligenza che si vede nel gioco che esprime la squadra. Quindi sarà sicuramente una squadra che lotterà per lo scudetto, e incontrarla come prima partita non è sicuramente l'ingresso morbido che si poteva sperare. Beh, ti provano subito la febbre, sì, diciamo, sì, così, sì. Perché è indubbio che in questo momento è chiaro che... Mentre va la conclusione, c'è la parata ancora di Voljuvac. Rubiera prova a spingere, ma anche nella compattezza del rientro difensivo di Fasano si vede come sia strutturata la squadra. Palla persa ma sotto fallo da Rubiera. Rubiera che in pratica ha avuto un lampo di gioco in velocità sul break, piccolo break che ha fatto all'inizio, poi di nuovo Fasano non ha neanche mai permesso alla formazione rubierese di provare a correre. Altro fallo. Questo è un blocco irregolare. Blocco irregolare, questa volta non c'è dubbio, ancora la parata di Voljuvac, e lui nel campionato di Serie A c'è. Direi proprio di sì. Un gran bel esordio del nuovo portiere, direi. Dovremmo provare un gioco meno schematico e più con più cambi di direzione, come hanno loro, più uno contro uno, per cercare di .
Anche questa era una buona idea, ma è una palla persa alla fine nello score, perché purtroppo è così. Mamma mia, quante palle perse, anche perse non forzate, cioè perse proprio per errori in costruzione, più errori di passaggio che di tiri. Sì, assolutamente. Mentre la palla questa volta la perde Fasano, prova a correre Rubiera, ma rientrano molto bene gli esterni e chiudono la possibilità. Bravo. Palla per Bortolotti, bravo, che va a realizzare. Bell'azione. Quando giochiamo con un po' più di velocità è chiaro che abbiamo le qualità per costruire qualcosa di importante. Come dicevo prima, la seconda fase deve essere la nostra arma per cercare di essere, di rimanere collegati a loro, sfruttare ogni loro sbaglio per buttarsi in seconda fase, perché lì riusciamo a essere molto più. Due minuti a Barbieri nel frattempo. Forse non so se era lui il destinatario di questi due. Forse lontano dalla palla, diciamo così. Sì. Un po' generoso direi. Comunque il fallo c'era. Sì, un fallo lì in mezzo c'era di sicuro. Sì. Quindi non sono convinto che i due minuti lui fossero di Barbieri, ma qualcheduno il fallo l'aveva fatto, diciamo così. Vediamo ancora l'ennesima, la seconda inferiorità numerica per Rubiera, ancora Voljovac, ma c'è questa volta il rigore. Sì. Questa volta c'è il rigore per Fasano. Sul 13-7, 26 minuti e 51 secondi giocati in questo primo tempo che direi è stato abbastanza traumatico come impatto per Rubiera nel ritorno in Serie A, Luca, e decisamente positivo per Fasano nell'inizio di campionato. Però Luca, se togliamo via quei 13-14 minuti iniziali dove avevamo fatto un gol, diciamo che i secondi 15 minuti sono stati sicuramente, diciamo, più giocati, perché eravamo 6-1, dove praticamente i primi 13 minuti non sono stati giocati, quindi a 27 siamo 7-14, diciamo che insomma, togliendo i primi 6 di blackout totale, eravamo 8-1. 8-1, quindi capisci che è che l'8-1 conta la partita, conta parecchio e fa testo, infatti. Insomma, Fasano gioca con molta tranquillità, fallo in attacco, no, stavolta due minuti in difesa, li prende Angeloni. Ho detto fallo in attacco perché mi aspettavo ancora un'interpretazione di un blocco irregolare, invece non è stato così. Attacco di Rubiera. Giovanardi, la palla per Garau dall'ala, va a concludere, va a realizzare Garau l'ottavo gol della formazione rubierese. Messina per l'attacco di Angiolini. Anche Fasano toglie il portiere, quindi schiera un giocatore di movimento in più per pareggiare i conti, e proprio va dentro e va a realizzare troppo facilmente in questo caso Jurtembo. C'è sempre l'inferiorità numerica di Rubiera, mentre va a concludere e realizzare Patroncini. Nono gol di Rubiera, 15-9. Come dicevamo, la seconda fase è la nostra, è l'arma che ci permette di essere in partita. Comunque sono 6 gol, non sono una distanza così siderale. Sì, c'è che bisogna dire la sicurezza con cui gioca il Fasano mi sembra che dia poca credibilità
ad un possibile ritorno anche di entusiasmo di Rubiera, perché gioca con una tranquillità la formazione pugliese che sotto certi aspetti è un piacere anche vedere. La conclusione, il palo, e Rubiera questa volta si salva, e torniamo allora in attacco per provare ad accorciare il divario. Con Bonassi il tiro deviato, ci sarà la rimessa in gioco in attacco, 30 secondi alla fine. 30 secondi alla fine, proviamo a vedere se riusciamo, mentre rientra l'uomo per Fasano, Oleari, Versakovs, Bonassi, ancora Versakovs, per Oleari, Oleari, Versakovs, va dentro per Bonassi, la conclusione, la rete di Bonassi. Decimo gol di Rubiera, 4 secondi alla fine, finisce qua. 15-10 dopo i primi 30 minuti, vince la Junior Fasano. Rubiera deve avere un po' più di coraggio, perché loro sono più forti, però con meno timore reverenziale nei primi 10 minuti magari potevamo essere un po' più vicini.
paesi dell'est ai paesi nordici, dove ormai da una decina d'anni la fanno da padrona. Qui gran bel gol questo da parte di Arzam, veramente un bel sottomano, mentre Bonassi ancora, non siamo mai decisi, qua c'è il passi di Sperti, non fischiato, vabbè, 20-12. E tornano 8 le lunghezze di vantaggio per la formazione di Fasano. 5-2 il parziale di questo secondo tempo, con le palle perse che sono sempre anche qua. Messina va a concludere, va a realizzare. 21-12, time out chiesto da Rubiera. Insomma, mi sembra che abbiamo mollato negli ultimi, abbiamo iniziato i primi due minuti, poi dopo abbiamo decisamente abbassato il ritmo e l'intensità. Ma per noi è troppo difficile segnare, in attacco non riusciamo ad avere una fluidità di gioco che ci permetta di impensierire. Loro sono molto aggressivi sul portatore di palla e su tutti i giocatori, e quindi noi ancora forse non riusciamo a sfruttare così bene il secondo pivot, e quindi questo fa sì che il gioco sia molto macchinoso e ci porta a non avere una velocità di gioco che può inserirli. La seconda fase non siamo riusciti ancora a interpretarla come abbiamo fatto nella seconda fase del primo tempo, e speriamo che questa sosta riesca a renderli più tranquilli e a dare a loro una convinzione che, se vogliono, possono rimanere in partita, sicuramente, almeno non in questo modo. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Bisogna dire che Fasano, anche in alcuni test precampionato contro altre squadre di A1, comunque ha vinto partite in modo molto largo, a dimostrazione che, insomma, comunque è una squadra che anche dal punto di vista della preparazione arriva all'inizio di questo, del campionato, in uno stato di forma che ovviamente non è quello massimo, ma è già comunque di un livello più che positivo. Insomma, considerando tutti questi fattori, è chiaro che ci sta il divario tra le due formazioni, tanto più mentre c'è i due minuti. Mentre parlano gli arbitri, perché questo potrebbe anche essere un cartellino rosso per l'intervento sul volto. Parlottano gli arbitri, vediamo che decisione prenderanno. Optano per i due minuti. Non ho visto la situazione. Ma non sono... Due minuti combinati ad Angiolini. Hanno parlottato un attimo i due direttori di gara, perché hanno valutato che non fosse il caso anche di una sanzione più grave nei confronti del giocatore di Fasano. Poi hanno deciso per i due minuti. Però vedi, anche con un in meno restano comunque aggressivi come impostazione a livello difensivo. Loro difendono sui 9 metri. E questa è già la seconda volta che si perde, mentre qua c'è l'infrazione di Sperti, però è già la seconda volta che si perde la palla con lo stesso schema. Ancora si rischia di perdere il pallone, poi alla fine la palla per la conclusione in gol di Garau. Io ho idea che l'unico che dia un po' di tranquillità nel gestire il pallone sia Versacos. Sì, direi proprio e di sì. Negli altri vedo poca sicurezza. Poca sicurezza e molto timore. Gioca senza portiere Fasano per l'inferiorità nel frattempo.
Vediamo Franceschetti. L'attacco centrale di per Angeloni che va a realizzare. Arrivano sempre sui 6 metri e tirano senza uomo, quindi per loro è molto facile. Sì, non è che il portiere possa sempre fare miracoli. Sì. E tra l'altro Voljovac fino adesso è stato sicuramente più che positivo. Benci per Bonassi, buona la palla per Santilli che va a concludere fuori. Molto. E questa era una buona occasione, perché è chiaro che in una situazione come questa, dove fai fatica a fare gol, gli errori su tiri liberi in pratica pesano ancora di più. E ancora l'attacco buono per la conclusione e la rete di Franceschetti. Direi che la grande differenza la possiamo notare sulla facilità che loro hanno nel fare gol, perché non siamo sufficientemente aggressivi e non riusciamo a fermare la loro palla, non si ferma mai, riescono comunque a essere molto vicini e pericolosi, e quindi noi giochiamo sui 12 metri e per noi sarà molto difficile arrivare. Benci va a realizzare nel frattempo, che poi alla fine, voglio dire, non è che ci manchino i tiratori, perché abbiamo visto Bonassi che comunque i suoi tiri se li è presi dalla distanza. Anche Benci, nonostante l'età, è comunque uno che se gli lasci la possibilità di arrivare ai tre passi al tiro, insomma il braccio ce l'ha, e è che non l'abbiamo mai cercato. No, ma difesa schierata è molto difficile, lì hanno aperto troppo facile. ...24-14 il punteggio all'undicesimo del secondo tempo. Bonassi, Garau per Oleari, ancora Bonassi che va dentro, c'è il rigore. Il rigore cercato, molto in modo intelligente. Telefonato, diciamo così, senso che... Ha visto che il giocatore era in area e ha continuato, è stato secondo me intelligente nel farlo. Va a tirare il rigore Garau sui 7 metri. Va a realizzare Garau. 24-15 per la Junior Fasano sui Vikings Rubiera. Vediamo un po' se nel finale comunque di questa partita segnata ci sarà almeno una prova di carattere da parte di Rubiera per tenere un po' alta la tensione. Con la palla quasi persa, ora ci sarà la palla persa, scusate, pensavo ci fosse l'uno contro uno, invece non è stato così. Oleari chiude il palleggio, va dalla parte opposta per Bonassi che va a realizzare, che tutto sommato in attacco per Rubiera è stato quello che ci ha provato con un po' più di continuità. No, poi abbiamo visto che anche ora con la seconda fase riusciamo a essere molto più incisivi. Adesso è cambiata la difesa perché c'è la marcatura a uomo, mentre va a concludere, sbaglia però dall'ala, in questo caso c'è l'errore di Fasano, e proviamo a tornare in attacco con la palla per Santilli dall'ala, fischiato area, poi subito il contropiede. Non riesce il gioco in velocità a Fasano, che dovrà attaccare in azione manovrata. Dicevamo, c'è la marcatura uomo su Yarslam da parte di Santilli, prova qualcosa di diverso in chiave difensiva. 5-1, gioca in 5-1, una caccia e 5 in difesa. Va la conclusione, va a realizzare
dalla distanza Pignatelli. 25-16. Purtroppo giocando sui 6 metri dobbiamo cercare di giocare più fuori, come loro, guarda che difesa che fanno, fanno una difesa sui 9 metri. E questa è una delle cose che in Serie A probabilmente dovrai abituarti, magari non con l'intensità che ci mette il Fasano, non tutti sono così. Una palla persa da Giovanardi. Vabbè, questa è una partita che, dove si paga lo scotto, via, dalla prova attacco ancora a concludere in rete con tanta facilità Angeloni. 26-16. Oleari per Giovanardi, bravo, per Bonassi. Bravo. Bonassi trattenuto, va all'ala per la conclusione, fuori però, ma c'è il fallo i due minuti sull'azione, quindi non, il tiro è sbagliato, ci sono i due minuti per Pignatelli. Non sul tiratore, ma un fallo sul... No, su Bonassi in precedenza, e quindi ci sono i due minuti al giocatore del Fasano. Si può riprendere. 26-16 il punteggio. Come sempre, ormai si gioca sempre così sull'inferiorità numerica, fuori il portiere nelle azioni d'attacco. Vediamo l'attacco di Fasano con la palla all'uno contro uno, la conclusione, la rete da parte di Ortembo. Sui 6 metri non... se lo aspettiamo sui 6 metri non abbiamo chance, loro hanno grandi individualità. Vediamo questo attacco di Rubiera con Oleari per Giovanardi, Giovanardi all'ala, Patroncini stavolta non va dentro, Oleari va alla conclusione, c'è la parata però da parte di Fovio, però noi dobbiamo provare a tirare perché altrimenti... Tutto bene, ma il tiro non era, è stato un po' telefonato e quindi è stato facile preda del portiere. Vediamo allora l'attacco di Fasano, sempre con una difesa 5-1 per Rubiera. 27-16, la palla ancora per la conclusione, la parata di Salati. E dall'altra parte prova ad accelerare Rubiera con Oleari che va dentro ma sbaglia la conclusione. Sbaglia la conclusione. 27-16, rimaniamo fermi su questo punteggio. Time out chiesto da Fasano. Direi che forse al di là del rigore reverenziale che la squadra è... No, c'è naturale. Una differenza che è grossissima. Sì, diciamo che però la difesa forse la grande differenza tra le due squadre. Sì, fanno sì, le due sì, difese, sì, 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 sì. Perché sicuramente difendere con giocatori di A2 che hanno una tecnicità molto più... meno performante, questi sono giocatori che non ti permettono lo sbaglio. Certo. Quindi, poi è anche una questione proprio nello sport anche di abitudine al livello che vai ad affrontare, quindi tu ti sei abituato ad un livello dove sei riuscito ad ottenere il massimo che potevi ottenere. Adesso però
da quel livello lì devi ripartire e riabituarti ad un livello che, diciamo, non deve essere per forza quello del Fasano, perché ribadiamo, il Fasano è squadra che lotta per lo scudetto, ma in ottica salvezza devi abituarti comunque ad un livello di intensità difensiva e di agilità difensiva superiore, e quindi è lì lo step che devi fare, al di là del fatto che ovviamente poi in attacco non puoi permetterti di perdere così tanti palloni, perché veramente le palle perse sono state decisamente troppe per Rubiera, al di là della differenza tecnica tra le due squadre. L'attacco ancora di Fasano con la palla cambiata per Angiolini, che perde il pallone, c'è il fallo questa volta su Angiolini e quindi rischio di gioco passivo con Angiolini dalla distanza, va a centrare il palo, ma c'è poi solo sui 6 metri Grassi che va a realizzare. Poi hai anche la sfortuna di che il rimpallo va agli altri e quindi diciamo che se deve girare storto, gira storto tutto nella situazione, quindi ovviamente. Ecco, bravo. Vediamo questo attacco con Giovanardi. Bonassi per Giovanardi, Giovanardi. Niente, noi fermiamo la palla da quel lato là, non c'è verso. Rischio di gioco passivo, Giovanardi spara addosso a Bonassi. Vabbè, dobbiamo fare esperienza, diciamo così. Quindi dobbiamo fare esperienza. Bravo. Va a realizzare Patroncini. Patroncini 28-17. Per Fasano, con tutta tranquillità a reimpostare in attacco la formazione pugliese. Ancora l'uno contro uno, questa volta il tiro fuori di Ortebo. Rubiera in attacco. Bravo. Oh. Vediamo cosa possiamo costruire adesso. Permettiamo a loro di salire, purtroppo. Bravo. Questo è il problema. Realizza Bortolotti recuperando il pallone. È che partendo così distanti contro questa difesa, loro salgono subito e ti aspettano sugli 8 metri e dopo per te sono 2 metri in più che fanno tutta la differenza del mondo. No, infatti, noi difendiamo sui 6-7 metri. Sì, noi difendiamo piatti. Mentre realizza Grassi. Grassi. 29-18. Bonassi. Giovanardi. Giovanardi ancora. Vai. Va via uno contro uno. E va a realizzare. E questo l'abbiamo fatto perché siamo partiti da 10 metri e non da 15 e loro non sono potuti uscire con me. Quindi alla fine poi uno contro uno, bravo, buon movimento, cambio di direzione, ha resistito al contatto e si è guadagnato un bel gol. Sì, ecco, questo è quello che dobbiamo fare. E dobbiamo imparare a gestirci in attacco anche con queste soluzioni. Mentre la palla sotto, ancora la conclusione, ancora il gol di Grassi, 3 gol consecutivi per lui.
palla per il pivot, bel pallone. Molto bello. Bortolotti va a realizzare. Loro fanno una difesa molto aggressiva, noi dovremmo cercare di giocare di più con il pivot, come stanno facendo anche loro. Ma ...30-20 il punteggio. Ancora la palla per Grassi, ancora il gol. Time out chiesto perché comunque in mezzo non riusciamo, non difendiamo sul pivot e quindi diciamo, non c'è collaborazione difensiva, no, sulle uscite. Diciamo Luca che i nostri 20 gol ci possono stare al 21esimo del secondo tempo, al di là di tutti, sì, degli errori che abbiamo fatto. Dobbiamo, se vogliamo 30, stare in Serie A, 31, tirarne via un bel po'. Loro hanno fatto tanta fatica, magari non 31, hanno fatto poca fatica a fare gol. Lo fanno con una facilità estrema e quindi non riusciamo mai ad arrivare vicino a loro. Però diciamo che se andiamo a vedere con tutti gli errori, 20 gol contro una squadra di questo tipo non sono pochi. 31, ancora mancano quasi 9 minuti alla fine, sono tanti. Questo è tutto, è dovuto, e avendo anche un portiere che ha parato almeno 8-10 palloni. Sì, diciamo, di quelli che non erano scontati, ecco. Direi quasi da miracolo, nel senso che ha fatto delle parate veramente sensazionali. 5-6 gol in meno, ma al di là del gol è la facilità con cui loro riescono a penetrare la nostra difesa, che è un po' disarmante. Vediamo un po' questi ultimi 8 minuti che restano da giocare. 31-20 il punteggio. L'attacco di Bonassi per Benci. Benci ancora Versakos. 2 minuti ad Angiolini che ha strattonato il pivot. Benci per Bonassi che va dentro e va a realizzare. 21esimo gol di Rubiera, sfruttando la superiorità numerica questa volta si è fatto girare la palla con ritmo giusto. Io in attacco un'altra delle cose da profano che vedo io, però al di là che Versakov non è un tiratore e questo lo si sapeva, se c'è lui in mezzo però qualche cosa viene costruito, poi puoi segnare o puoi sbagliare, però qualcosa viene costruito. Qua va via troppo facilmente, c'è il palo che ci grazia, ma è un uno contro uno troppo semplice, è qua che dobbiamo crescere tanto, perché altrimenti Versakov va a realizzare. Sì, magari Versakov dovrebbe cercare di essere più egoista, diciamo che in questa fase lui ha bisogno di essere, sì, di fare gioco, che sta facendo in modo, diciamo, egregio, ma anche di essere più determinante dal punto di vista realizzativo, visto che ne ha tutte le caratteristiche. 31-22 per la Junior Fasano in attacco, formazione fasanese. La conclusione in rete da parte di Pugliese. Versakov, bella la palla per l'ala, conclusione di Garau e va a realizzare. 32-23 il punteggio. 32-23 il punteggio. Dobbiamo cercare di tenere, di guadagnare qualcosa perché questa è tutta esperienza per noi e quindi dobbiamo non mollare come abbiamo fatto alla fine del primo tempo per cercare
di essere anche alla fine di una partita molto... Vai. La conclusione, la parata di Salati, palla recuperata, attenzione a palla persa, ah c'è il fallo su... Giusto, giusto. Su Pedretti. ...32-23... 5 minuti, meno di 5 minuti alla fine. Versacol per Benci. Benci va alla conclusione, bella questa parata, ma c'è il recupero di Patroncini che spara ancora addosso a Sibilio, che ha preso il posto di Fovio. ...32-23... Ci avviciniamo agli ultimi 4 minuti di gioco di questa prima partita del campionato 2021-2022 di Serie A Beretta. Bello questo pallone con la conclusione, la rete da parte del numero 24 Pignatelli, ma bello il pallone che gli è stato dato, veramente sotto le gambe. Benci, Versacovs, ancora Benci a spazio, ma va da Oleari, Oleari per Benci, Benci cambia per Patroncini, Patroncini, Versacovs, la palla per Oleari. 23-33, Oleari, Versacovs. Versacovs per Benci, Benci bene all'ala. Patroncini ancora, il tiro sbagliato da Patroncini. Angiolini per... recupera questo pallone, poi torna sui suoi passi. 33-23. Questo finale stiamo sbagliando anche qualche tiro che avremmo costruito, e quindi insomma alla fine i 10 gol di divario ci sono tutti, Giovanni. Sì, no, sicuramente ci sono tutti, e come dicevo si vede tutta la differenza di esperienza e anche di preparazione, direi, perché loro sono veramente molto molto concentrati, sono fisicamente molto forti e hanno anche l'esperienza, hanno anche l'esperienza di giocatori di un certo livello. E finalmente Patroncini si sblocca. Ce la fa. Quando difendiamo qualcosa realizziamo, realizziamo in seconda fase, e che diciamo una squadra che deve giocare con la seconda fase, la difesa è la cosa fondamentale. Fondamentale. Noi purtroppo non siamo ancora pronti, ma vediamo, insomma, abbiamo tutto il tempo, abbiamo anche tutte le capacità per poterlo fare. Ma... Jarslam, questo sottomano fortissimo. Qui Salati non può niente. Oleari va alla conclusione, c'è il fallo su Oleari. 2 minuti a Angeloni. Vediamo gli arbitri, stanno parlottando tra di loro, non so. È la terza esclusione, credo. Ah, è già la terza esclusione? Ah, ne avevo persa allora una. Sì, sì, la terza esclusione. Tre. Vediamo se si può riprendere, si riprende ora. Versacol per Benci, Benci va dentro e va a realizzare. No, rigore. No, non è valido il gol. È tiro di rigore.
comprensibile. Gli ha dato il vantaggio, ha fatto gol, non è comprensibile questa decisione, però. No, forse è corretta, nel senso che probabilmente era difesa in area. A un minuto e venti dalla fine, magari vuoi anche andare a casa. Sbaglia Garau. No, diciamo che sbaglia Garau. Torna in attacco con calma Fasano sul 34-24. Vediamo questo attacco. Con ancora la palla recuperata, no, c'è un tocco di piede, mentre c'è il tiro sbagliato dall'ala, tentato una girella Pignatelli un po' pretenziosa. Rubiera, palla per Patroncini. Ultimi 15 secondi della partita. Versakov va a realizzare e finisce qua con il successo nella prima giornata di Fasano, strameritato, 34-25 al Palabours di Rubiera contro i neopromossi Vikings Rubiera. Successo dunque per la formazione pugliese, che inizia così la sua corsa verso quello che è il suo obiettivo, ovvero scucire lo scudetto dalla maglia dei cugini del Convento.